prendiamo sul serio il guardaroba di Salvini. Questa è la prima maglietta che spiega chi è Matteo Salvini e perché noi non possiamo averne paura. Noi siamo, tenacemente siamo, convintamente siamo, orgogliosamente siamo dalla parte dell'Italia sempre. E non accetteremo mai che qualcuno nel mondo della globalizzazione pensi di sfoggiare le sue armi culturali per cui la Padania non è l'Italia. Seconda foto di Salvini. Questa è interessante. Intanto perché è una prova provata che almeno una volta lui dal Parlamento europeo ci è passato. Se guardate accanto a lui c'è quello statista di Bonanno che lo guarda con aria perplessa domandandosi chi sarà questo, si mette anche le cuffie per dire di che nazionalità sarà questo, sentiamo cosa dice. Ma la frase che sta dicendo Salvini in questo momento è strepitosa nel suo guardaroba: basta euro. Vada a dirlo agli imprenditori del nord-est, basta euro. Quegli imprenditori che in questo momento viaggiano più forte della Germania perché hanno solidità, forza, intelligenza, passione, ma anche perché hanno un sistema economico che è reso più forte dall'euro. Noi non possiamo vivere di paure, vivere di preoccupazioni, dicendo adesso arriva Salvini con la sua politica estera, senza magliette. Qui abbiamo Salvini in Corea del Nord. Dicono che noi siamo schiavi degli americani, che noi non facciamo ciò che dovrebbe essere fatto. E poi, accompagnato da un altro grande autorevole del pensiero politico-culturale del periodo, che si chiama senatore Razzi, in Corea del Nord si reca per rappresentare la politica estera della Lega Nord. Scherzi a parte, toglimelo per piacere perché da un po'... Grazie.